Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente comincio a dedicarmi a tutto quello che riguarda la foresta, alberi, ponse, motoseghe, eccetera. In questo primo video di oggi andremo a scoprire, come avevo preannunciato, le ponse, le macchine, diciamo, simbolo del Farming 15. Andremo a vedere la Buffalo e la Scorpion, poi andremo a vedere anche questo piccolo attrezzo che è quello per trinciare, diciamo, i ceppi. E poi andremo a vedere, sì, che farò un carico di legna, andremo a vedere dalla ferrovia dove si può vendere il legname, come si fa, cosa si fa e tutto. Allora, premetto prima di cominciare, che diciamo tutto il mondo che riguarda la silvicoltura nel Farming Simulator 15 è veramente redditizio, il cippato, la vendita del legno e tutto quanto è veramente, veramente redditizio. E prendete veramente tanti soldi per chi comincia una buona carriera, è veramente consigliabile. Diciamo cominciare con queste cose, anche se non avete le macchine potete fare il taglialegna e vendere i tronchi, perché veramente ve li pagano a peso d'oro. Quindi niente, cominciamo a vedere queste due macchine. Questa qui è la Buffalo, la Ponce, quella diciamo che carica i tronchi da tagliati dalla Scorpio oppure ovviamente dalla motosega. E questa qui è la tanto famigerata Scorpion, che adesso andremo a vedere, sperando di non fare qualche fail. Allora, come diciamo, movimenti di pinze, eccetera, è molto, molto migliorata in qualsiasi, diciamo, punto. Parlo anche delle trinciatrici, sì, delle pinze normali, è veramente migliorata dalla Forst Mod. E niente, questa macchina qui è quella automatica, come ben sapete, l'avete già usata, penso sia stata la prima mod ad essere utilizzata. È veramente, veramente una gran macchina, veramente una bestia, guardate che razza di roba. Comunque, vabbè, la sua funzione è quella di tagliare gli alberi, la cosa diciamo più bella è che va ovunque e veramente fa un lavoro eccezionale. Potete tagliare i rami, cioè gli abeti, attenzione che taglia solo gli abeti, ovviamente li potete tagliare in diverse misure, c'è cioè da un metro e mezzo, 2 metri, 1 metro e mezzo, 4, 5 metri. Per il cippatore, vi consiglio di tagliare tronchi abbastanza corti, perché altrimenti vi scivolano giù dal piatto, quello che porta dentro i tronchi, quindi tagliateli un po' più corti, poi andremo a vedere nei prossimi video. E niente, basta, altre diciamo caratteristiche non ne ha, adesso andiamo a vedere, che sto già parlando tanto. Allora, abbiamo la possibilità di aprire ovviamente l'apparato che taglia, eccolo qua. All'interno abbiamo questo pannello che praticamente vi dice la lunghezza di taglio corrente e la potete cambiare a 1,50 m, 2 m, 2,53 m, 3,54 m, 4,50 m e 5. Io in questo caso faccio 5 metri, che poi devo caricarle con la Buffalo. Qui abbiamo un'altra camera che è quella diciamo non sul braccio, sarebbe quella sopra la cabina per farvi, sarebbe qui sopra proprio qua, vedete che si muove con il braccio e basta. Io adesso cominciamo a tagliare. Ovviamente bisogna essere un pochino abili, perché non è proprio facilissima da usare. Eccolo qua. Ok, a questo punto potete tagliare. Qua. Questa camera è abbastanza comoda, anche questa è veramente ottima da usare. La cosa bella è anche, vedete qui che avete la lunghezza del tronco che avete tagliato, è 4 metri 484, sarebbe, non, sì, non so, non penso siano 4 metri di tronco. Comunque vedete che va giù man mano che tagliate. Eccolo qua. Ok.
Questa qua fate veramente veramente piazze pulite in giro, potete davvero fare disastri. Ho tagliato l'altra volta, ho tagliato via mezzo bosco, veramente veramente una macchina da paura. Eccola qua. All'occhio che sente abbastanza il peso dei tronchi, se siete sbilanciati di qua e di là, veramente lo sente tanto. Non badate che taglio un po' così veloce, tanto per farvi vedere, insomma, non per altro. Veramente veramente bella. Bene, per quanto riguarda altre funzioni, sì, avete possibilità di girare l'apparato qui davanti tenendo schiacciati i due tasti del mouse e muovendo destra e sinistra. Eccolo qua, si gira di 360. Ottimo, avete la possibilità sempre di allungare il braccio, guardate l'estensione anche dei cavi idraulici, molto carina. E basta, questo è quanto. Sposto un attimo. Bene, mi fermo un attimo e carico un po' di tronchi. Questa qui, sì, di funzioni non ne ha, praticamente una particolarità che potete fare la guida inversa. Eccolo qua, che vi girate la cabina come nella realtà, che per il guidatore, diciamo, è un po' più comodo caricarsi i tronchi. E avete anche questa telecamera, molto comoda anche questa. Per chiudere le pinze, dovete tenere schiacciato sempre i due tasti del mouse e muovete in su e in giù. Eccolo qua. E muovendo destra e sinistra girate il ragno. Eccolo qui, che si gira praticamente all'infinito. Queste sono, diciamo, le uniche funzioni, sì, del ragno davanti. Quindi a prestissimo, che faccio un carico, poi andremo alla segheria di là, che vedremo come si vende tutto. Bene ragazzi, eccoci qua, siamo fatto un buon carico di legna, siamo arrivati alla segheria. Praticamente qui in questo quadrato giallo dove c'è, diciamo, il treno qua vicino è un trigger di vendita, basta semplicemente rilasciare i tronchi che cadano giù. Eccoli qua, e venite praticamente pagati in automatico. E c'è un altro punto di là che andremo subito, dove si scaricano i tronchi dentro al lago. Qui praticamente avete anche l'opzione di far partire il treno. Eccolo qua. Ok, questo qui vi dà praticamente un credito in più, vi dà un po' di soldi, ma mi sembra, adesso non sono sicurissimo, che vi venga pagato praticamente quando fate un carico di legna, buttate dentro un po' di legna e insomma funziona, diciamo così. Adesso devo ancora un attimo vedere bene come si svolge la faccenda del treno. Andiamo di là un secondo che faccio vedere. Là dal lago, eccoci di qua. Il treno praticamente adesso ho visto che dopo un po' di tempo che è partito vi viene praticamente accreditato un po' di soldi, ma non so dirvi, diciamo, con che criterio venite pagati a seconda di cosa o come. Quindi non so se qualcuno lo ha scoperto, lo sa e me lo dica. Comunque chiedo, sì, vi chiedo scusa se non sono riuscito a dirvi tutto quanto, perché purtroppo io scopro anch'io man mano che gioco, non è che, diciamo, non ci passo 25 ore al giorno, quindi pian piano scopro tutto. A questo punto vedete qui c'è un trigger, voi calate, mollate il tronco dentro l'acqua.
e tac, venite praticamente pagati. Se non avete, diciamo, voglia di star lì, c'è un modo diciamo un po' più brusco per scaricare, se riesco. No, mi sono bloccati. Praticamente potete scaricarli, fate una manovra, una gran frenata e vanno praticamente giù. Se non vado giù con tutto. Comunque niente, questo qui è, diciamo, il sistema vendita di tronchi, eccetera. All'occhio sempre per strada, che i tronchi non si bloccano, cioè stanno fermi, però non c'è, diciamo, la particolarità, la possibilità di bloccarli, quindi all'occhio sempre salite, discese, accelerate, frenate, eccetera. E basta, qui diciamo il reparto segheria è finito. Torniamo un attimo in campo che vi faccio vedere il trincia ceppi. Eccoci qua, sì, non sono tornato in campo ma in foresta, sono abituato a dire campo. Questo qui è un trinciaceppi semplicissimo come quello della Force Mode, soltanto che questo è un po', diciamo, più grande. Quello qua, avete la possibilità di tagliare il ceppo rimanente dal taglio. Quello qua. Sì, molto semplice, un arnese che è molto utile. Abbiamo sempre la possibilità delle varie funzioni con il mouse, lo possiamo spostare lateralmente, eccolo qua, col tasto sinistro, col tasto destro alziamo e abbassiamo la catena e muovendo su e giù spostiamo il terzo braccio, quello diciamo per l'estensione, eccetera. Bene, sì, questo qui è quanto. Adesso prossimamente sui prossimi video farò, diciamo, cippatura e taglio con le motoseghe, eccetera. E niente, per il resto sì, sono rimasto contento da questo apparato forestale, hanno veramente fatto un'ottima cosa, vi ripeto, molto redditizio, quindi veramente veramente fatto una buona cosa. Le aree forestali sono veramente belle e grandi, hanno i sali scendi, quindi anche quando si taglia qui con la ponce bisogna mettere i tronchi nel modo giusto che non vadano giù. E è veramente veramente bello lavorare in mezzo alle foreste. Queste aree forestali hanno fatto veramente un gran lavoro, quindi diciamo promosso a pieni voti. Mi raccomando, non lasciate i tronchi sopra la Buffalo quando uscite e entrate al gioco, perché vi saltano per aria, quindi assolutamente non lasciate niente sopra di lei, perché veramente poi bestemmiate in turco, ve lo dico che mi è già successo, parlo per esperienza. Niente ragazzi, vi lascio, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo prestissimo con il prossimo video. Adesso non so se sarà domani o dopodomani, comunque a breve farò, diciamo, il resto. Vi saluto, vi ringrazio e a prestissimo. Ciao ciao!